Ciao ragazzi, giornata storica perché dato che torna la Serie A, proviamo anche a fare qualche chiacchiera con i tifosi delle altre squadre. Quindi ringrazio il buon Giuse per la disponibilità. Ciao Giuse. Ciao a tutti, ciao Luca, grazie mille, sono contento di essere qui, è la prima volta e faccio il mio esordio con il botto perché meglio di Napoli-Juventus non si poteva esordire, quindi. Guarda, infatti siamo stati fortunati che ci siamo conosciuti proprio fisicamente di persona nella settimana precedente a Napoli-Juve e abbiamo deciso di prendere al balzo questa opportunità e di fare qualcosa insieme. Tra l'altro Giuse si è preparato giustamente con la maglia del Napoli, quindi tra il mio sfondo e il suo primo piano si inizia già a respirare aria di sfida e speriamo che vinca il migliore al di là di tutte le polemiche che ci sono state sia da una parte che dall'altra, sai, il vostro portiere o i nostri nazionali. Non so neanche, alla fine Ospina ci sarà? Dovrebbe esserci, cioè arriva 10 minuti prima della partita, quindi se la sente di Si giocare, lancia dall'aereo, tipo... si lancia dall'aereo e dovrebbe esserci, spero. No, comunque sì, dovrebbe esserci Spina e dovremmo. Sì, anche noi abbiamo delle assenze. Ci sono un po' di giocatori che non ci saranno, ci sarà l'esordio di Anguissa e vediamo un po' Ho come va. sentito. Tra l'altro Spalletti ho sentito che ha detto una roba tipo è la partita che sogniamo quando siamo bambini, Napoli-Juve. Quindi Esatto. diciamo, ma poi con tutta sta voglia di campo dopo 2 settimane senza Juve, per me e Napoli per te immagino che sia il modo migliore per ripartire proprio una classica, ormai una classica degli ultimi anni di campionato italiano. Allora, Assolutamente, sì. Giuse, dimmi che cosa mi hai detto prima di iniziare la registrazione, che cosa hai appena fatto, no? Perché per i tifosi della Juve questo fa ridere. Tu eri in Allora, live, giusto? sì, io ero in live e stavo registrando la mia classica carriera con lo United. L'allenatore dello United è un certo Cristiano Ronaldo. Non so se tu ne hai sentito parlare o visto che sei arrivato. Ronaldo, il fenomeno, Non ti suona intendi? No, niente conosco solo il di. fenomeno di Ronaldo. E quindi questo mio CR7 è diventato allenatore dopo aver giocato e vinto da calciatore Ma prima o e dopo che è ora. andato via dalla Juve? No, se n'è andato via No, subito, no, si è cioè tu l'hai ritirato. messo allenatore prima o dopo la cessione nella Dopo, realtà della dopo, Juve? Ah, dopo hai fatto dopo, apposta, sì. ok, Ha perfetto. continuato a giocare un paio di anni nello United e poi dopo mi sono, diciamo, ritirato e nei panni del mister ho vinto la Champions League che tra l'altro, stavo vincendo 2-0. Poi voi avete fatto 2-1, 2-2 e all'ultimo secondo ha segnato il mio giocatore e ho vinto 3-2. Quindi mi è rimasta proprio qui, che Sto eravate male. lì lì, immagino, non so, un tuo video che eri lì lì, ce l'abbiamo fatta, questo è il destino e poi 3-2 all'ultimo e mi è Hai detto rimasta proprio qui. 2034, tra l'altro. Sì. Ok, allora nei prossimi tre. Hai 13 anni di tempo per far sì che questo non accada. Perché se dovesse mai succedere che nel 2034 perdiamo la finale di Champions dopo che rimontiamo 2 gol in finale United con Ronaldo capitale allenatore, ti vengo a cercare. Giuro, ti vengo a cercare. Un'altra chicca che mi sono Vai, dimenticato. dimmi. Il capitano dello United è De Ligt, cioè per chiudere la parentesi, no? È stato bello, Chiudiamo. alla prossima. Vabbè, dai. Cioè, Per chiudere il quindi cerchio. De Ligt ce l'alza in faccia e festeggia con Ronaldo. Benissimo, guarda, sarebbe proprio. Ma tanto De Ligt e Ronaldo ci hanno già eliminati in passato in Champions, ci hanno già battuti in finale, quindi non sarebbe niente nuovo, tutto di vecchio. Vabbè, a Triste, parte triste. questa piccola, va bene. E niente, volevo capire, te da questa Juve cosa ti aspetti al di là di perdere un'altra finale di Champions, che quello è probabile che accada. Allora, guarda, io di voi non mi fido. Io non mi fido di voi, non mi fido di Allegri, non mi fido, non mi fido. Allora, no, no, allora io sono scaramantico, però vi giuro che in questo momento non lo sono, ma sono sincero. Sulle Secondo me il mani, eh? Napoli, Tira sulle mani. secondo Ok. me il Napoli non vincerà. Io non mi fido della Juventus, non mi fido. Voi sapete come giocare queste partite. Ne avete giocate tantissime e secondo me partite così la Juventus non le sbaglia. Anche perché, correggimi se sbaglio, se voi perdete andate almeno 8, giusto? Ah sì, dopo 3 partite sono 9 punti e rimaniamo a 1, quindi sì, meno 8 da una Io faccio potenziale vittoria. veramente fatica a vedere una Juventus a meno un po', al di là delle assenze, poi se ne è parlato, anche noi abbiamo le assenze, anche voi le avete, però è comunque Napoli-Juventus, i campioni ci sono comunque. Anche con le assenze, quindi per me sarà una bella partita.
la Juventus la giocherà bene, non come avete fatto le ultime due, e quindi secondo me, anzi, come ha detto Spalletti, perché Spalletti ha detto che di solito queste partite qua giocate male in precedenza sono un inganno, come a Genova, il Genova con l'Inter ha fatto malissimo e quindi tutti quanti si aspettavano una vittoria facile del Napoli, e invece poi il Napoli ha faticato contro il Genoa, e quindi più o meno secondo me sarà la stessa cosa. Molti danno favoriti, il favorito con il Napoli, però secondo me non sarà così, ecco, perché la Juve non sarà quella delle prime due giornate, io la vedo così. Ah, ti dico, io credo che sarà molto complicata questa partita per la Juve, già per come è iniziata, per come è stato il discorso Ronaldo. Poi adesso veramente se può piovere grandina, perché addirittura Cuadrado, che come Ospina poteva essere convocabile, è rimasto in Colombia perché c'ha mal di pancia. Chiesa è riuscito a farsi male in nazionale, non so se hai sentito, McKennie è stato mandato via dalla nazionale perché ha fatto un po' il birbantello con la sorella di Pulisic, c'è successo qualsiasi cosa questa settimana, quindi dico, vabbè, date le premesse, cioè, ne prendiamo anche magari tre dal Napoli, diventa tutto nella norma. Però capisco quello che dici, io non sono convinto che questa Juve sia le vecchie Juve a cui facevamo riferimento, perché è veramente cambiato tanto, forse troppo. Però capisco che io vedo tanti tifosi juventini che mi dicono, guarda, l'abbiamo già persa. A me non piace mai questo modo di approcciarmi alle partite. Ci sono delle difficoltà, sono evidenti. È probabile che si rischierà qualcosa, dato che l'hai rischiato con l'Udinese e l'Empoli, vuoi non rischiarlo col Napoli. Però può essere una partita da tripla, nonostante le assenze sia da una parte che dall'altra. Giusto? Certo. No, assolutamente. E il Napoli ritrova, e poi il Napoli viene anche dalla partita persa 5-1 con il Benevento, è vero che era un'amichevole, assenze eccetera, però comunque diciamo che prendere 5 gol dal Benevento non è che ti dà, diciamo, un po' di... Ma preferisco prenderne 5 in amichevole dal Benevento che uno dall'Empoli in una partita ufficiale dove io sono anche allo stadio, se proprio devo essere sincero, che me ne faccia anche 10 il Benevento in amichevole. Giusto, hai ragione. E ascolta, però, te... Sì. Ah, vai, no, vai, finisci, scusa. No, come tu sei dubbioso, diciamo, su questa Juve, lo sono anche io sul Napoli, ecco, mettiamola così. Sono preoccupato almeno quanto te, credimi. Poi magari, non lo so, sono io che sto scaramanti e quindi mi faccio le cose. Certo. Però sono molto preoccupato, ecco. Ma questa Juve qua dove può arrivare, secondo te, tra Serie A e Champions? Guarda, secondo me, allora, io penso che il quarto posto lo possiate prendere. Cioè, io mi ricordo tempo fa, tu di sicuro lo saprai meglio di me, e puoi rinfrescarmi anche la memoria, con Allegri voi un anno siete partiti malissimo, poi avete fatto una rimonta stellare, avete vinto il campionato. Secondo di Allegri, sì. Quindi perché non può succedere la stessa cosa? Cioè, nel senso, la Juventus è la Juventus sempre. Io non mi fido, quindi per me la qualificazione alla Champions, secondo me, è assolutamente alla portata. E poi secondo me sono tutte lì attaccate, cioè io non vedo una squadra molto più forte delle altre, quindi secondo me la Juventus resterà attaccata alla, diciamo, alla cima, e poi si deciderà nelle ultime giornate, io la vedo così. Per quanto riguarda la Champions, sinceramente non lo so, il girone è passabile, avete beccato due squadre che certo sono molto più deboli di voi, e quindi poi bisogna vedere i sorteggi, perché voi comunque siete stati eliminati in passato da squadre che sulla carta erano più deboli di voi, però diciamo che in caso di sorteggio favorevole agli ottavi, poi si va ai quarti e lì può succedere di tutto, quindi non è favorita, però il pallone è rotondo, mettiamola così. Però come obiettivo, secondo me, i quarti sono raggiungibili, e anche una qualificazione alla Champions, io non mi lamenterei da tifoso juventino, sinceramente. Guarda, apprezzo il fatto che tu mi abbia detto la Juventus è sempre la Juventus, ma che tu non abbia detto questa Juve è da scudetto, vincerà lo scudetto. Tu sei partito dal presupposto quarto posto, e io sono molto d'accordo con te, perché come dicevi, magari non ce ne sono tante sopra le altre, quindi sarà un po' equilibrato. Io credo comunque che l'Inter abbia qualcosa in più rispetto alla Juve, sia nella lunghezza della rosa, sì, anche nella voglia di continuare a vincere, dato che ha appena iniziato a vincere. Poteva non essere così pre-cessione di Ronaldo, credo che ora invece sia un pelino più avanti l'Inter, però mi fa piacere che anche tu sia partito dal contesto quarto posto, ecco, non troppo più in alto.
Sì, certo, ma poi secondo me ci sono sette squadre che sono da quarto posto, quindi faccio veramente, quando dico quarto posto intendo anche terzo, secondo, perché secondo me sarà un po' come quest'anno. Quest'anno nell'ultima giornata la quinta vincendo poteva arrivare seconda, la seconda perdendo la quinta. Quindi secondo me sarà più o meno così. Tu quindi metti l'Inter più avanti delle altre, diciamo? Ad oggi sì, vedendo anche sul mercato come si sono mossi, nel senso esce Lukaku, è una grandissima perdita, però se prendi Dzeko e Correa l'hai sostituito bene nel momento di emergenza Covid. Fosse stato un altro anno ti dico vabbè, Lukaku per Dzeko, quest'anno penso che di più non potessero fare, che abbiano fatto veramente bene. E invece di noi cosa pensi? Quali giocatori possono essere secondo te indispensabili in questa Juve? Quali saranno? Ma guarda, io sono innamorato di Chiesa. Io Chiesa veramente lo adoro proprio. Si parlava, so che erano notizie false, però si parlava anche in passato anche di un accostamento di Napoli, quando dovevamo sostituire Callejon prima di prendere Lozano. Ah. Sentivo qualche voce, però sono comunque le classiche voci. Io Chiesa lo amo, lo adoro, secondo me è il futuro. E poi l'altro giocatore che io amo è Dybala. Per me Dybala io veramente lo amo. Sarà perché io simpatizzo gli argentini, non lo so. Te lo dicevi l'altra sera che guardavi l'Argentina invece che l'Italia. Sì, Italia-Brasile, che poi tra l'altro Argentina secciata perché è entrata la polizia in campo e non fermavo tutto, quindi non mi sono neanche gustato Argentina-Brasile. Però, io sono innamorato di Dybala. Io penso che la cessione di Ronaldo sia stata, sì, ok, è stata una brutta batosta, però secondo me è un punto da cui ripartire, no? Metterlo al centro Dybala, cioè secondo te, io chiedo da esterno, secondo te Dybala non è stato un po' bloccato da Ronaldo? Cioè nel senso, se al posto di prendere Ronaldo si costruiva una squadra intorno a Dybala, secondo te non si poteva fare meglio? Beh, io parto dal presupposto che credo che Dybala non raggiungerà mai i livelli di Ronaldo, indubbiamente la presenza di Ronaldo è stata un blocco per Dybala. Io adesso non voglio fare dietrologia, banalmente anche sui piazzati, quando i rigori e le punizioni erano di Dybala, e poi se li prende tutti Ronaldo sono 5, 6, 7, 8 gol in più ogni anno, non sono pochi, perché poi alla fine dell'anno dici quest'anno Dybala ne ha fatti 10, Dybala quest'anno ne ha fatti 18, cioè cambia la concezione in maniera assurda. Ronaldo ne ha fatti 30, senza rigore ne ha fatti 20, quindi vuol dire che pesano queste cose, quindi sì, sicuramente un pochino ha influito. E invece Moise Kean, cosa mi dici su Moise Kean? Guarda, ma voi l'avete quanto l'avete pagato? Scusami se ti lascio questa domanda. Allora, è prestito biennale con 3 più 4, quindi 7, più l'obbligo di riscatto che alla fine bonus compresi va a toccare i 38. Ok, ci sta. No, a me piace, tra l'altro ha anche segnato, quindi ha fatto doppietta in nazionale, quindi viene proprio con la fiducia addosso. Non lo so, a me piace tantissimo. Cioè, però purtroppo diciamo che secondo me questo colpo è stato un po', diciamo, non considerato. Frettoloso. È stato, sì, però è stato chiamato, cioè nel senso è stato considerato il post Ronaldo, cioè quindi è sbagliato, capito? Quindi se fosse stato un acquisto singolo, secondo me sarebbe stato considerato molto di più rispetto ad adesso, perché vi era un altro dentro Kin, però secondo me ci stava un acquisto, ecco. Poi uno in più dici? Sì, cioè poi dopo cioè nel senso, per colpa del Covid, ma tantissimi altri problemi, di certo non potevate prendere Harry Kane o prendere Haaland, quindi secondo me con quello che avevate avete fatto il possibile. Sono finiti probabilmente quegli anni in cui la Juve dice voglio questo, va bene, proviamo a vedere, quest'anno dobbiamo chiedere i prestiti biennali per Locatelli e Kane, quindi per darti la dimensione di dove siamo finiti. ma succede, poi capita tutto. Si deve ripartire da qualche parte, quindi sì. Speriamo di ripartire domani dallo stadio Maradona di Napoli, speriamo di ripartire da lì, la prima vittoria dell'Allegri Bis, la voglio a Napoli domani. Tac, 4-0 per il Napoli. Esonerato. Kin sbaglia 3 gol a porta vuota. Chiesa non gioca. Quindi ti vengo a cercare ancora. Ricordati. Niente, Giuse, io ti ringrazio per questa chiacchierata. Tra l'altro, ragazzi, potete andare in descrizione, c'è il link al canale di Giuse. Li inserirò tutti e due perché adesso faremo magari un contenuto
sul suo secondo canale che parla di calcio, quindi ci vediamo da lui e parleremo un po' più di Napoli. Qua abbiamo parlato di Juve, da lui invece parliamo un po' più di Napoli. Grazie, grazie mille Luca per l'invito e grazie, la prossima volta quando vorrai sono qui. Grazie. Dipende come finirà domani o se perderemo la Champions 2034, poi decideremo. Va bene, però se il Napoli vince domani sappi che io voglio essere presente in tutti i pre-partita di Napoli-Juve. Non verrai mai più nel caso, sappilo, bannato al canale. Vabbè, ci ho provato. Ciao, ciao Giuseppe. Ciao a tutti.